usando per quel viaggio da lì per regolare ai valori. Io chiedo all'amministrazione, scrivo specialmente, c'è un viaggio regolato a te, 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 che quel viale gesti il viale dei lavori e sia detto eletto un po' meno malato se si potrebbe e che si potrebbe regolare al signor Lombardo con Ciccio Passetto come avete conosciuto il largo quello più avanti dove si doveva fare quattro posto perché forse potrebbe essere anche un po' più tenendo quello che era la sua realmente capire
fatto un ragionamento di ritmo in qualche modo organico che possano avere anche un significato. Se riusciamo a individuare come obiettivo dell'amministrazione quello che deve essere il polo culturale o comunque in qualche modo questo edificio, quell'immobile comunale in cui si espleranno le principali attività culturali di questo è nell'ambito di quell'edificio, è ovvio che devono trovare nella disponibilità dei locali, devono trovare le locazioni di associazioni culturali che sono tra l'altro diverse. Se ci sarà la disponibilità di una qualche scuola, io ad esempio questi ragazzi avevo ipotizzato un discorso delle sedi, se ci sarà la disponibilità di una qualche scuola che nel primo dopo rimane nella piena disponibilità dell'ente, il museo dell'informatica potrebbe nascere in un edificio di questo tipo, ma non per andare a fare la sua esclusione in una edizione, per poter andare a integrare un progetto di corso che potrebbe essere la fornitura di servizi informatici per la differenza. E nell'ambito di questa fornitura di servizi informatici potrebbe essere un servizio informatico di integrare, andremo a dare sistemazione a quello che può essere un museo informatico. Quindi da questo punto di vista l'amministrazione ha dato anche disponibilità, ma nei limiti di quelle che sono le risorse finanziarie, quindi la disponibilità dei locali, che purtroppo attualmente nel comune dell'altro può essere disponibile per la scuola. Allora, pure detto un'altra cosa. Il problema immediato qual è? È quello di trovare una sistemazione a questi ragionamenti, a queste amministrazioni e altre. Ebbene, facciamo un passaggio nel Consiglio autonomo del Consiglio Comunale per andare a utilizzare quei passi che ci sono in terminale che attualmente sono in una situazione di integrazione. Perché quei passi, volendo, potrebbero essere utilizzati per poter in questo frangente, in attesa che si chiarisca il progetto e che si eventualmente renda disponibile in qualche modo. Andiamo a individuare qualche punto nel quel basso è disponibile, è libero, ma lo andiamo a sistemare. Quando il basso che c'è nella seconda palazzina di delle case popolari di Milano è un basso che è estremamente grande, allargando la porta di ingresso, potrebbe, secondo me, tranquillamente fungere per deposito di queste macchine. È ovvio che da questo punto di vista i ragazzi mi hanno detto che vado davanti, io addirittura ho procurato loro un appuntamento all'Istituto Autonomo Casa Popolare. Ma conoscendo un pochino le amicizie che ha l'Istituto Autonomo Casa Popolare, credo che in qualche modo questa potrebbe essere una strada percorribile e potrebbe dare una mano ai ragazzi per poterla concretizzare nel breve tempo possibile. Ripeto, come fatto di magazzino, perché anche questo problema è immediato di individuare un posto in cui poter entrare nel sistema come magazzino. Io penso che da questo punto di vista una risposta immediata potrebbe essere questa. Siccome poi ho capito che non mi sono incontrati con la persona con la quale un pochino hanno interrotto, io mi sono ripromesso di ricontattare questa persona, di individuare questa persona che poteva dare subito una risposta immediata di risolvere di questo problema nel tempo, nel giro di qualche settimana, perché fanno un protocollo di testa, una convenzione, aprono la porta e hanno risolto. Per quanto riguarda il discorso dei percorsi alternativi o comunque spazi per l'attività sportiva, io da qui ho detto negli anni passati che in effetti uno degli obiettivi della sistemazione della riga è quello di consentire a persone che fanno attività hobbistica, dalla corsa al biciclette e tutta una serie di linee sport di note, che la riga sarebbe stata a disposizione per questo tipo. Nel momento in cui saranno consegnati i lavori, diciamo così, gli ultimi lavori della vita, organizzeremo la vita in questo modo, perché secondo me, andando a studiare bene quelli che sono i quattro piani di questo giardino pubblico, noi possiamo dedicare il dialogo a qualche cosa. Il dialogo potrebbe essere dedicato, ad esempio, alla corsa, potrebbe essere il dialogo dei caduti che accennavo lei
piano dei caduti che andrebbe poi a sfociare direttamente, ci porterebbe in questo nuovo spettacolo che abbiamo fatto accanto al carcere. Questo potrebbe essere già una prima trattativa nel carcere. Poi i tempi sono di questo tipo, se i lavori saranno valutati come promesso dal collaudatore entro i primi giorni di agosto, noi intanto sapremo la vita per i primi giorni di agosto. E ora che sul discorso di agosto siamo un pochino studiati, perché ho visto che sul agosto ci sono dei servizi che sono tutti responsabili, sono cose che si possono facilmente risolvere senza problemi. E la vita può diventare una alternativa per la società, così come un'alternativa a questo obiettivo a più lungo termine è quello di creare questo corso di vita di dottorato che ho ricordato nell'area pratica, di dottorato che la parte diciamo che è questo fino ad arrivare a Stockholm nella discesa di per intenderci dove c'è l'altro da riconoscere il fatto che non è stato riconosciuto per accettare la scelta per attività ciclistiche come anche poter fare le cose del resto. Questo è un dovere una madre organizzazione di un'intervento che è mirato proprio delle cose che ha avuto riguardo poi al campo sportivo e questo si va a ricollegare al ragionamento fatto per la palestra degli anni. Io dico che ha avuto riguardo al campo sportivo e siamo Palestra degli animali. È vero che lei non sa niente. Io sento la
io da questo momento vorrei lanciare dei messaggi che anche in qualche modo l'obiettivo che si vuole dare a questa amministrazione. Qui non si può soltanto incidere sul comune. Se si scrivono determinate cose, poi alla fine vanno rispettate. E siccome ci sono degli accordi scritti sia sul campo sportivo e sia materialmente sulla palestra di via Milano, in cui chi gestisce ha preso l'impegno di fare la manutenzione ordinaria, è ovvio che a questo punto, se deve avere un significato quello che scriviamo, si fanno gli incontri con gli interessati e si va a chiarire subito la vicenda. Altrimenti, viceversa, si dice chiaramente che non c'è alcun accordo con le società che gestiscono, il comune prende l'impegno di andare a gestire, a questo punto poi si può in qualche modo fare riferimento al comune per poter fare la manutenzione ordinaria. Quindi questa vicenda va chiarita più presto e va chiarita prima che iniziano i vari campionati, va chiarita prima che iniziano le varie attività sportive dei vari anche degli sport minori, sia dalla palestra che per il campo sportivo. È una cosa che in qualche modo ci deve iniziare a contraddistinguere nell'attività amministrativa e nelle competenze di ognuno di noi. Altro aspetto importante, pulizia dei corpi stradali. Siamo sempre alla solita storia, c'è una legge nazionale, c'è un codice della strada, c'è un'ordinanza che impone quella che è la pulizia del proprio terreno, che impone la pulizia del proprio corpo, quello che è nel terreno che è prospiciente alla strada. È ovvio che dobbiamo iniziare a cambiare musica, perché è evidente che il comune non riesce, anche nella buona volontà dell'assessore, anche nella buona volontà di un sindaco, anche nella buona volontà di ogni singolo consigliere di ogni situazione, non riesce a intervenire in tutte queste circostanze. Questo è un discorso che alla fine l'abbiamo fatto tante volte, lo ripeto, e in qualche modo cercheremo di applicarlo, oltre a più anche di Diego, ne ha la competenza, soprattutto all'interno del centro abitato. E penso al discorso del capitolo a caro, solo per il capitolo. Abbiamo terreni di cui qualcuno è proprietario e di cui qualcuno si dovrebbe fare carico della luce. Abbiamo terreni, abbiamo terreni, e insomma la maggior parte sono terreni. Siamo intervenuti su una diannunziata, se lei l'ha notato, e ci siamo fatti carico di andare a pulire tutta una serie di terreni che hanno dei privati e che oramai sia nei figli sia nella lega sporge talmente tanto da non consentire ai pedoni di poter scendere, e stiamo intervenendo in maniera drastica per poter allargare nuovamente la strada e portarla alla definizione originale. Allora è ovvio che questo non può essere il modo di operare, siccome non può essere il modo di operare soprattutto in quei terreni che esiste in prossimità del centro di casa, che regala addirittura in zone di casa, perché materialmente le conseguenze in caso di genere non sono soltanto residenti della zona, sono anche proprietari del terreno, perché sapete tutti bene che oramai con il discorso dell'uomo del catastro di incendi, chi è il terreno percorso nelle incendi rischia di diventare edificabile per i prossimi 10 anni. È un fatto estremamente importante intervenire anche alle cose, è ovvio che vanno fatte con una certa gradualità, su quelli che sono gli ambulanti che esistono sul piazzale Arena d'Italia, su quelli che sono gli ambulanti che ogni giorno vengono a fare il mercato, perché ne capisco bene che hanno un'abitudine che non è solo a Palazzolo, è un'abitudine per me consolidata e che ripetono puntualmente le altre 11 volte, di lasciare un posto particolarmente esposto dove avete indennità sindaco e assessore. Io ho letto e continuo a leggere tutte queste proclamazioni, siccome ho detto fin dall'inizio che questa non deve essere un'amministrazione che si basa sulle proclamazioni, e di questa cosa devo andare a dire, cerchiamo di fare meno proclamazioni e impegnarci di più tutti, perché se pensa qualcuno di fare il sindaco o l'assessore a tempo perso rinunciando all'indennità o quando ne ha tempo perché si deve dedicare all'attività lavorativa principale, io credo che sta iniziando in maniera sbagliata. Ovviamente ognuno dei miei colleghi, ognuno degli assessori faccia le scelte che voglia fare. Io
viste le vostre aspettative, per amministrare questo paese a tempo pieno. Vengo la mattina e non vado la sera e partecipo a tutte le riunioni, perché nel momento in cui uno lascia l'indennità ma poi non è presente alle riunioni, ai vari livelli, o nel momento in cui uno non è presente al comune, che tipo di attività amministrativa tenderebbe a fare? Questo è il messaggio mio e credo che in qualche modo deve essere anche l'impegno di tutti gli assessori e di tutti i consiglieri. Attività a tempo pieno. E io personalmente, visto che sono il sindaco, lascio l'attività, mi metto in aspettativa di una conquista per farlo a tempo pieno. Ma non la posso fare a gratis. Non prendiamoci in giro. Perché pure io ho una famiglia. Tra l'altro, mettermi in aspettativa mi comporterà una perdita economica, ma siccome ho fatto una scelta, 5 mesi fa di candidarmi, ne subisco le conseguenze, ma non posso lasciare l'identità. E tra l'altro non ne voglio fare motivo di programmazione. Un discorso del depuratore, a
In effetti questa cosa c'è in dopo, Anna, prestare molta attenzione al depuratore e magari non andare a guardare tratti finali di sommatore. In effetti il problema non sta nel depuratore, ve lo assicuro, ed è una cosa ormai accertata, perché nel momento in cui mi hanno segnalato il problema si è andato a verificare sul posto se il depuratore o la depuratore che mi accedono un cattivo odore, se mi hanno segnalato il cattivo odore, non è così. Abbiamo, grazie all'aiuto anche dell'ingegnere di Lomino e della ditta che è stata incaricata da Francesco Nardacolo, anche l'assessore Capolano che ha fatto la sua parte, abbiamo individuato il problema. C'è un problema nella fondatura di via Boccaccio che stiamo prontamente risolvendo, non è un problema di semplice ottimazione di consenso, ma trattasi molto probabilmente di schiacciamento della copertura causato dall'assestamento dei campioni. Non era facile da individuare perché lavoriamo quasi in questa zona che è molto pressa, stanno provvedendo ad individuare questo bypass all'esterno dei campioni a risolvere, credo definitivamente, la problematica. Entro martedì saranno pronto da qui la volta. Per quanto concerne invece quel cattivo odore segnalato in via Quasimodo, da tutti quelli che hanno sulla via Quasimodo, pure lì ti assicuro non è una risalita di cattivo odore dal depuratore. Pure lì abbiamo individuato il problema della fornitura, era un'attivazione nell'ambito di un pozzetto. Abbiamo provveduto a pulire il pozzetto, ma il problema non si è ancora risolto. Ci sono piccole perdite, molto probabilmente, nei punti di attacco tra il tubo della fornitura e il pozzetto. Quindi stanno facendo ulteriori verifiche per vedere materialmente come risolvere definitivamente il problema. Puzza invece in condato a Pugnarelli Cantani. Non è un problema di depuratore, però assicuro, è un problema legato alle fognature. Nel momento in cui il comune andrà a completare la fognatura, questo tratto di fognatura che deve collegare il tratto realizzato in precedenza con il depuratore comunale, e facciamo allacciare le varie abitazioni nella fognatura, il problema dovrebbe rientrare senza alcuna difficoltà. Abbiamo al momento una fognatura che insieme una fognatura di emergenza che sta soffrendo allo smaltimento delle verde, ma oltre questo stiamo provvedendo ad effettuare la finestra di variante all'attuale lavoro, dovremmo completare il tutto in agosto, nel 15 settembre ritorno a iniziare il lavoro per completare questo tratto di fognatura. La ditta è messa il massimo di 20 giorni completerà il lavoro, quindi presumibilmente per i primi giorni di ottobre avremo la fondatura completa, ipotizzando anche la consegna dei lavori con il lavoro, possiamo iniziare tutta l'attività di collegamento degli scarichi degli sintomazioni alla nostra fondatura. Questo è quanto, non ci sono problemi nel nessun regolatore. C'è un progetto di adeguamento dell'impianto, non è una cosa brutta, attualmente non testa particolare nel settimo. Per quanto riguarda il discorso del viale intitolato a Giuseppe Lombardo, è stato un errore in qualche modo così diciamo di leggerezza di quelli che operano la villa, perché dovete intitolare questo viale in qualche modo anziché fare mettere la targa dalla fine del viale dei Gratuiti al tratto che comprende tutto il quarto giorno del bambino, ma quantomeno invece la data è all'inizio del viale dei Gratuiti alla fine. Quindi dobbiamo prenderne uno che è quello che è all'inizio, il viale portato alla fine. Siccome materialmente non abbiamo la data del viale dei Gratuiti, ora assicurato la persona che ha segnalato il nostro cittadino, che diligentemente ha segnalato questa cosa, che entro in posto appena ci consegneranno la data, provvederemo a fare questa sostituzione. Cadute nella prima quella del 15-18, ho incaricato l'assessore Ferrante di fare una ricerca di tutte le nominative di questi cadute nella quella del 15-18. L'intenzione è di ritornare a dedicare ogni albero che è stato messo a dimora mettendo una cosa della dieta, una certezza per evitare che possa essere facilmente staccato per evitare il problema di vandalismo che purtroppo abbiamo su questo piano. Scusi, ma se era stato fatto questo lavoro individuale questo tempo di No, in effetti sono state difficoltà, sono state
sarebbe arrivata che la famiglia non ha mai stato mai controllata. Per questo un po' è incaricato l'assessore di occuparsene con lo scrupolosità e appunto di avere un elenco completo di questi. Che sono da nuovo il consigliere della Messa? No, Presidente, come fai? È stato mandato perché come si sta dicendo il regolamento non c'è stata ancora la comunicazione del regolamento comunale. Perché ha detto che la comunicazione sta andando al sindaco. Ma tu è stato mangiato? No, non è stato. Ho detto che il sindaco ha facoltà di mandare. Ma non è solo questo, ho visto che istruiscono
so, il tuo assessore va a Papa. Dico, lei potrebbe campare con 150 euro al mese. Io ci tengo che una mortificazione, mortificazione è proprio una cosa che io mi sono vergognato. Quindi dobbiamo dare dignità e economica a questi ragazzi. Noi nel bilancio penso che accendiamo mutui per pagare da accendere i danni di alta amministrazione. Questo poi andremo a vedere. €99.000 per accendere, per pagare i suoi progettisti. Ma perché non accendiamo un mutuo per pagare questi ragazzi che ci sono 240 euro? Con le responsabilità di chi sono che il comune non è entrato nella legge 16? La legge 16, lei è già nella legge 16? Non la sento. Ma non è. Prende 640 euro al mese? No. È assessore? No, è assessore. Lui è entrato sicuramente nella legge 16, prenderà un decreto, è sempre da fare, però non ha uno strumento che prenderà. Noi qua stasera, io sfogliando il bilancio, ho visto che forse mettiamo 10 o 12.000 euro. 20.000 euro è straordinario per raccontare le 4-5 euro di questa mente. Ma tutti gli altri. Io non mi vergogno di dire, io ho una sanitaria, una madre è una sanitaria, tengo un padre di famiglia che vengono a comprarsi il latte. 600 euro non gli bastano per una settimana. Ma io pensiamo a tagliare male. Andiamo a spendere soldi per le bombe. Ognuno di noi si dovrebbe fare soltanto, guardate che io sono una cosa, non è capace di trovare, tanto non mi ci presento più. Non c'è un articolista che mi ha votato, quindi è soltanto una mortificazione, veramente, mi sono sentito mortificato e l'ho scoperto, l'ho detto al sindaco una settimana fa. Questo, io vorrei sapere perché questo comune e di chi sono le responsabilità. Io non voglio dire una parola, non mi viene la cosa. Ma ci sono persone che prendono 700 euro al giorno di questo comune. E ho finito. Watch it.
sulle mani del 3.990 che aspettano di essere fatti iniziare. E quindi questo permesso di riflessione è che sembra l'etimologia della parola ha un suo significato. Perché se la stabilizzazione è attualizzare queste persone, significa allungare il periodo di precariato. Contrattualizzare, mi stanno accontentando con 300 euro in più, sono sempre precari. Perché mi stanno dicendo che sono stati stabilizzati? È una via illusione, perché se fra 5 anni le cose non si sistemano, il contratto scade e non c'è l'obbligo da parte dell'ente in cui lavoro a poter avere le sue. Stabilizzazione. Abbiamo voluto dare insieme ai sindacati, insieme ai vari sindacati, con l'accordo delle varie sigle sindacali, il vero significato di questo termine, cioè stabilizzare. Io da questo ruolo che sono stato chiamato a rivestire, mangio proprio questo messaggio. I ragazzi devono riflettere su questa sede. Cioè questo comune, con la responsabilità degli amministratori di allora, ha preso un impegno chiaro, sono nella pianta organica, nessuno gli potrà dire uscite fuori dalla pianta organica, è un impegno chiaro, ma è altrettanto chiaro che per poterli assorbire a tempo pieno ci vuole tanto di più. E siccome non voglio generalizzare, la maggior parte ormai sono diventati indispensabili negli uffici, ma non tutto si impegnano come si dovrebbero impegnare. Questo è un fatto, un messaggio chiaro. La stabilizzazione noi l'abbiamo fatta. E guardiamo, possiamo guardare i ragazzi con gli occhi. Non ha portato questo beneficio delle 300 euro in più, perché stiamo parlando di 300 euro in più, sono andati a verificare un po' di più, ma sono stabilizzati. Oggi il governo Berlusconi, ma anche lo parte, con tutta questa rivisitazione di razionalizzazione della spesa, sta presentando una norma di blocco delle assunzioni, di blocco totale delle assunzioni. Se questa norma rimane in vigore per i prossimi anni, viene contrattualizzata, avrà problemi a rimanere nel mezzo. È questo che si sta iniziando a discutere da oggi e spero che oggi si discuta e domani si riprenda per imboccare la strada giusta. Ai ragazzi del comune di Palazzolo, che parecchi sono anche negri, nessuno potrà dire nulla, nessuno, perché sono veramente stabilizzati. E qui come amministrazione, un po' come consigliere, dobbiamo prendere la consapevolezza, un'altra consapevolezza. I ragazzi sono stati stabilizzati perché allora si pensava che potessero esserci maggiori entrate nei tributi locali. Sono stati stabilizzati anche grazie a una partecipazione della regione con il 90% di quello che è l'indennità che viene data a questi lavoratori. Questo 50%, questa partecipazione della regione, scadrà nel 2010. E questo il problema. Scadendo nel 2010 la partecipazione della regione, l'ente, se non interverranno fatti concreti da parte regionale, l'ente è obbligato, e questo deve diventare un impegno morale, a poter sostenere totalmente a carico del bilancio comunale. Quindi va subito intestata una battaglia politica, perché ieri ha stabilizzato veramente nel vero senso della parola, non può poi essere. E noi in questo momento siamo in una realtà che nonostante abbiamo fatto tutto in accordo con le sigle sindacali e nonostante abbiamo stabilizzato in maniera seria e concreta, oggi siamo penalizzati perché non abbiamo certezza di quello che avverrà dopo il 2010. E questo è un fatto chiaro. Dall'altro lato, noi abbiamo l'obbligo morale già qui da adesso di andare a individuare quelle risorse che gradualmente devono essere accantonate e poter assicurare dal 2010.
persone di poter essere sostenute totalmente dal bilancio. Ed è in qualche modo un impegno difficile da mantenere, ma necessario, quindi abbiamo l'obbligo in qualche modo di rispettare. Perché non si è fatta la legge 16? Chi è che ha vissuto poi il dottore Puzzo o anche in questa cosa in altro legge? Chi è che ha vissuto nei 10 anni la stabilizzazione dei precari? Ricorda bene in qualche modo come si è proceduto a livello regionale, cioè si è andato ad annullare partendo con una norma che era la norma che inizialmente non è detto. Non è che quando sono stati presentati i piani di fuoriuscita si paventava una norma più favorevole dal punto di vista economico per gli enti che stanno presentando. Noi abbiamo presentato il nostro piano di fuoriuscita, io non ricordo bene la data, se è stato nel 2004. La legge, non ricordo se è del 2005 o del 2006, ma noi abbiamo presentato il nostro piano di fuoriuscita. Legge 16 aprile 2006. Io non mi ricordavo bene. Non me ne ricordavo bene, ma noi in qualche modo, e questa è una cosa che secondo me va sottolineata, abbiamo anticipato la stabilizzazione delle leggi 16 di 2 anni, cioè a questi ragazzi con l'anticipo di 2 anni abbiamo dato certezza e come detto si è stabilizzato. È ovvio che potevamo, io ricordo bene, potevamo, quando eravamo lì per lì per andare a iscrivere contratti, quindi potrebbe pensare che è uscita la norma e siamo stati un po' così presi dal momento della decisione, perché effettivamente era difficile dire ai ragazzi in quella circostanza che vada per bene, è importante contestualizzare sempre le cose. In quel momento potevamo dire c'è una legge favorevole, annulliamo tutto, ripresentiamo un nuovo piano di fuoriuscita. Cioè significativamente perdeva 2 anni e non avevamo certezza di quanto tempo potevamo prendere per l'approvazione del nuovo piano, quindi c'era il rischio anche del terzo anno. E quindi è stata presa la decisione che col senno di oggi e ovviamente col senno del dopo risulta una decisione difficile, ma secondo me è necessaria per migliorare tutto per gli impegni che sono soddisfatto della risposta di domanda, questo è il problema. Noi fino al 2010, io non so per la stessa sorte, magari non ero mai riuscito, cosa ha previsto nel bilancio, se si è creato questo problema di questi ragazzi. Fino al 2010 ci dicevano che non mangiano. Che facciamo? Dico, se è possibile stasera che siamo a livello di approvazione del bilancio e ci saranno, allora ce ne sono da dire questi loro, e possiamo arrivare a una somma di 100.000 euro, non dico a pioggia a tutti, perché vedo che io girando in questi giorni del comune vedo che c'è proprio magari sono affrontati in questa pensare magari che possa fare. Ma facciamo dei progetti, non lo facciamo. Non è che per forza ci hanno lasciato i soldati, ma facciamo dei progetti, portiamo una dignità economica a questi ragazzi. A questo io ci tengo che sia il mio, non la conosco da una vita, io voglio nessuna coerenza. Io spero che questo problema si risolverà. E stasera, guarda, se passa stasera, non è che fare di più. Daremo 15.000 euro, 10.000 euro da dare ai quaggio che ne stanno vicino all'amministrazione per dare un cancello, solo quello che possiamo fare come straordinario. Quindi la prego di attenzionarlo stasera questo problema, possiamo sospendere il consiglio prima di andare a vedere il bilancio e di andare a riscuotare di 50-60.000 euro da poter dare dignità economica a questi ragazzi. Se tutto è scelto, non lo so perché tutti i comuni della Sicilia hanno aderito e noi solo non abbiamo detto questo, poi saranno noi la storia a parlare.
Io per esempio voglio rispondere in sede di discussione del bilancio, perché possiamo fare tutte le discussioni che vogliamo, però ti dico che l'amministrazione vuole fare una scelta chiara, tra l'altro luce da fare tecnologia o di eventualmente andare a favorire chi è vicino all'amministrazione. Per me tutti sono stati vicino all'amministrazione, ho detto fin dall'inizio, sono il sindaco di tutti come tavolo, però è ovvio che se tu scendo vendi in linea di massima ancora più quando è necessario, quando abbiamo figure che sono scarsamente rappresentate degli operatori funzionanti, è ovvio che a questo punto devo cercare quantomeno di sostenere con questi titoli dei servizi essenziali. E questo Yeah.
mia conoscenza. Non so se fosse sbagliato riprenderlo e metterlo in piedi. Cioè, se è sbagliato, se la legge lo permette o meno, o c'è una tendenza alla privacy, ma la privacy non ci può essere perché il consiglio non è stato richiesto a porte chiuse. Siamo d'accordo o no? Allora, siamo d'accordo o no? Siamo d'accordo.
una per gli altri. Avevo disposto la ripresa, anzi, io ho un po' di pubblicità che viene fatta su, in maniera telematica, su un canale internet, preciso non lo so, mi dicono che si chiama il libro, dove c'è un forum, si parla, si dice, però bisogna capire bene di che cosa si tratta. Se è una ripresa di informazione generale, rispettando quelle che sono le regole della stampa e la par condicio sulle cose, perché a me sembra che queste riprese, a queste riprese vengono fatte poi dei commenti dallo stesso operatore, dal dottore Caligiore, dei commenti su quello che si discute in questo consiglio comunale. Fatti dei commenti diciamo oggettivi, paritari, viene fatta soltanto, mi hanno detto che per esempio il secondo consigliere della mesa è stato fatto un flash su quello che è stato detto, ma assolutamente non è stato riferito bene quello che è stato detto al consiglio comunale dall'operatore. A me mi sembra che queste riprese siano di un soliano memoria. Mi hanno riferito che c'è stata una ripresa di altro momento dove mi ricorda Mussolini quando andava nella campagna agraria a mietere il grano assieme ai agricoltori. Ma lei non è venuto? Io non sono stato invitato, ce ne farebbe stato. Saremmo venuti tutti, che saremmo venuti. Viene rispettata una certa par condicio e si dà un'informativa a livello di stampa, ma se poi vengono fatti dei commenti a difesa dell'amministrazione e a discredito dell'opposizione, eccetera, eccetera, perché mi sembra che il dottore Caligiore sia stato uno pure che ha collaborato nella struttura del programma. Quindi dobbiamo un po' distinguere, dobbiamo fare tutti per stare le cose serie, per dare le cose. Allora, per dare la giusta informazione ai cittadini, questo tipo di servizio è utile e secondo me va regolamentato in una maniera corretta e non solo fatto in maniera episodica come è stata fatta nella prima seduta del Consiglio Comunale oppure in questa seduta. Questo tipo di servizio è un servizio giusto, io sono d'accordo con questo tipo di servizio, però che venga fatto in una maniera giusta e per quello che dice pure il garante dell'editoria, perché bisogna vedere se va in una direzione giornalistica o è soltanto qualcosa fatto così personalmente. Detto consigliere Carlo, ho ragione, su un capito benissimo subito, sia non ho mai c'era consigliere Morgan, un secondo, infatti spada. Allora, è giusto quello che ha detto consigliere Carlo, ho ragione per essere non di nessuna di parte, ma per essere di parte, come se l'abbiamo sempre detto. Consiglio comunale di quello che abbiamo deciso
come il presente si trova e 5
poi prendono la loro chiedi che sono le persone che hanno la quale in fondo hai comunque di dotare le sorti di primari e secondo prima che si faccia cosa si è fatto? L'andata prima si sono date le concessioni, si sono incassati i certificati, si sono incassati i contributi, però le volte che si è fatto magari sono state condannate sono pagate i progetti, qualche parcello, qualcosa che non viene da quell'opera da realizzare, invece non so fare cacciare. Ma quando io lo so fare cacciare, se vuoi fare, se vuoi mandare in questo momento, ci ho suggeriamo che questa esalazione mi servirà. Io non posso, non è come ci saranno le possibilità. Ora io chiedevo, se ci fosse qui, chiedo proprio la costruzione di una commissione tecnica che vada a vedere come funziona effettivamente il governo, ci si prende a tutto questo. E così per il chiarezza di tutto, per essere determinati. Mi sento come dare la commissione. Vogliamo capire, vogliamo dire ai cittadini quanto consuma il regolatore. Se il dimensionato, quelle che sicuramente sono le nuove, la nuova densità produttiva che esiste costruito il lavoro di internet, che è certamente l'esigenza della nostra. Se l'utilizzo e il riutilizzo dei fanghi viene fatto regolarmente, viene fatto puntualmente, diciamo, svuotato, se queste fanghe vengono riutilizzate, perché so che quando prendevano diciamo all'utilizzo il comune dovrebbe incassare dei corretti vengono pagati per i prezzi così tu vai sapere ma io perché vogliamo fare così per chiarezza perché si dice si fa però c'è molta confusione e io proprio per realizzare questa roba il consiglio comunale promuova no una commissione tecnico come lui cosa fa? Regista, quello che è una
generalmente degli stessi occhi. Quindi sul fatto che quelli mondo più o meno in determinato modo quelli sono fatti suoi e noi non ci possiamo fare niente, attenzione. Però evidentemente bisogna dire che quello lo va a mettere su un'altra piazza, diciamo, su un altro sito che si chiama YouTube, dove si può caricare fino alle 5 ore di qualsiasi cosa. Quindi comunque quella che è la parte condivisa, cioè è fatta. Ora un'altra cosa che volevo dire, non sento bene. Ma dico, cioè il video poi integrato, comunque viene pubblicato su un altro sito dove tecnicamente si può fare un nicho. Un'altra cosa che voglio dire, all'interno del foro ci sono delle discussioni, cioè praticamente ognuno può dire la sua, giusto? Quello è il foro. Quelle nel foro si può fare, si può dire tutto quello che vuole. Ciò che dice lui, quello che pensa lui, cioè, le risposte sono delle, di chi fa la discussione. Concludo dicendo, voi stessi in campagna elettorale l'avete utilizzato mettendo informazioni pubbliche, quale poteva essere il programma, il video che avete fatto, che avete proiettato in piazza, insomma, avete utilizzato quella che era la piazza reale, la piazza del popolo, per fare i comizi, avete utilizzato un'altra piazza virtuale che è il foro. Non solo l'avete utilizzato, ma avete messo anche i vostri commenti fatti. Quindi, cioè, è andare a condannare un lavoro che non va, sono spontaneo volontà. Stanno all'estero, abitano fuori, ragazzi di scuola, insomma, rende non solo non chiuso il fine del quattro muri, il consiglio comunale di questo quattro muri, ma lo rende pubblico e lo dà visibile a tutti. Quindi non vedo se questo problema di no. Se poi lui fa dei commenti, ma sono commenti suoi, cioè non devo fare niente. Così come le risposte che gli danno, le danno a lui, o comunque gli dà la risposta, la dà al proprio. Questa è la mia.
io voglio, grazie, prego. Voglio rispondere, non è un problema la consigliere del mondo, il fatto che venga ripreso, detto, è una cosa molto importante. E io discorso che intanto questo è un ciclo di consesso, qua non si fa ormai, la campagna elettorale si è spenta, è finita, adesso si deve amministrare, l'amministrazione deve amministrare, la minoranza deve fare l'opposizione, deve avere i suggerimenti, siamo qua per un senso costruttivo, civile, civico. Guarda, su YouTube, ripeto, c'è di tutto, va pubblicato di tutto, può essere, può riprendere chiunque, ci sono filmi di porno, ci sono, da qualsiasi cosa, voglio dire. C'è una deregulation, come si dice in inglese, su queste cose qua. Questo è, allora, qua c'è un'attività amministrativa dove c'è una maggioranza che è comunque politica, c'è una minoranza che è comunque. In questo caso si fa un'attività a tutti gli effetti che non è separata dal dottor Messina, è un'attività di informazione che poi alla fine è pubblica, perché viene messa in rete in una maniera pubblica. Se poi cioè non c'è una legge che regolamenta questa cosa e noi ci troviamo questo cavillo, ma è tutto pubblico, questa è una seduta pubblica, andrà in un canale internet che è pubblico, dove deve essere acceso, ed è giusto che poi venga fatta con i criteri regolamentati dalla stampa, perché mi pare che questo forum, questa piazza che dice lei consigliere Morfo, è inserita in una testata che è detta giornalistica, mi ascolti, in una testata che è detta giornalistica. Quindi se si deve fare attività giornalistica, allora o si iscritti all'albo dei giornalisti che si fa con i criteri, allora quando si fa serie, ascolti, o si è iscritti all'albo dei giornalisti, non sono fesserie, perché si fa, è un'attività giornalistica che si fa. Non deve trasformarsi in un criterio per fare propaganda politica, perché sicuramente io che non so scrivere su internet o sul forum non mi so inserire, sicuramente troverò per iscritto e il consigliere Gallo si è battuto contro questa cosa, questa pubblicazione su internet eccetera eccetera, questo non viene regolamentato da nessuno, non può essere ribattuto da strane o da me che metto là e non ho il tempo per farlo, o da qualcun altro bravo che risponda a questo forum. Se noi questa sera si decide in questo consiglio, ma di regolamentare, questo è un problema della giunta ovviamente, questa funzione qua che è eccezionale perché raggiunge gli italiani all'estero, raggiunge gli studenti che sono fuori sede, gli fa sapere quali sono le attività del consiglio comunale a Palazzolo, gli mette in collegamento Palazzolo con tutto il mondo. E con questo do un plauso al dottore Caligiore, perché quello che fa, che lo fa probabilmente con spese proprie, spendendo di proprio in una maniera privata, voglio dire, è un contributo che lui, io invito soltanto a uniformarsi a quelli che sono dei criteri oggettivi della stampa, perché comunque si fa informazione pubblica. Non è informazione pubblica. Ma se la proietta se stesso viene lanciata in rete in una maniera pubblica e poi ci vogliamo trovare i cavilli giuridici sull'informazione. Il concetto del foro non era proprio un cuore lui, no, in maniera scusate, questo è un consiglio comunale. Mi sembra che questa discussione non conclusa, siamo promessi e noi non possiamo parlare. Allora, chiudiamo la discussione, se siamo rimasti che siamo tutti d'accordo, ma dobbiamo fare una conferenza di capi gruppo, stop. Su questo punto non è nemmeno un punto, su questo argomento non può essere usato, non ci torniamo più, basta. Siamo stati tutti d'accordo, basta, se no scendiamo come un po', come è? Solamente per chiarezza. Prego, dottor cioè, non è questo il punto di questa sera, stato, per cui potremmo già non parlare, eccetera. Però insisto su un concetto, non è un servizio pubblico, la riunione è pubblica, noi siamo dinanzi alla gente, dobbiamo essere reali, ma lui non fa un servizio pubblico, teoricamente dovrebbe riprendere me e spottermi a sangue, non è questo il concetto. Se poi mi sento offeso,
farò causa a quello che farò, ma dico, non ha l'obbligo di sottostare alle regole della parcondicio di un servizio pubblico, è privato, noi gli possiamo dire farlo o non farlo insieme, ma quello che fa lui non ha, secondo me, sapete che spagnolo ci vorrebbe qua un avvocato, qualcuno che sa di greco, ma non ha l'obbligo di sottostare alle leggi del servizio pubblico. Noi tu come passiamo che ci sono lì, cioè non abbiamo più solo per guaiare. Su questo argomento non ci torniamo. Siamo rimasti per fare una conferenza di carica. Andiamo avanti. C'è qualcun altro che non vuole continuare la protesta attiva? Possiamo chiudere il punto. Va bene? Allora, andiamo. Se io devo chiedere una cosa che è data a lei, allora non è un obbligo che ci dà,
allora il parere sul bilancio di previsione 2008, il collegio delle revisori contabili, premesso che esaminato la proposta di bilancio di previsione 2008 unitamente nei legami di legge, rilevato che il suo operato si è conformato allo statuto e al regolamento di contabilità, visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, visto il decreto Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 numero 194, visto che i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio della Finanza e Contabilità degli enti locali, visto i principi di revisione del comportamento dell'organo di revisione degli enti locali approvati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, all'unanimità i voti deliberano di approvare la legata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2008 del Comune di Palazzolo Vecchio, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. Palazzolo Vecchio, il 7 luglio 2008, il Collegio di Revisione Contabile, non toccato il capizzo della ragioneria Piosa. Allora, dopo che ho espletato queste piccole formalità, io lascio la parola, che è lasciata ai consiglieri del Consiglio e anche alle formazioni politiche, al responsabile degli uffici finanziari della Regione del Comune, al dottor Abruzzo, per sinteticamente poter anche apprendere sul bilancio. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, intanto mi sembra, parlo da me stesso, che mi piace molto. Allora, intanto mi sembra doveroso, opportuno, voglio vedere i miei auguri a questo comunale, e come diceva Antonio, io sono il responsabile del servizio finanziario dell'ente e del personale, e quindi trovate da parte mia, come dicevo prima, ampia disponibilità per tutto ciò che è bisogno. Il bilancio in previsione questa sera, come sapete, rappresenta il ciclo finale della fase di programmazione e di controllo dell'ente, perché assolve contemporaneamente a fare funzioni, sia la funzione politica e informativa, ma la funzione anche economica e finanziaria, per cercare di rappresentare in maniera chiara gli obiettivi che l'ente intende perseguire e gli impegni finanziari nei limiti della sostenibilità. Io premetto subito questo: essendo responsabile del servizio finanziario, ricopro un ruolo centrale nella redazione del bilancio, però il mio ruolo è sempre solo esclusivamente limitato dal punto di vista tecnico. Cioè non entro mai nel merito delle scelte dal punto di vista politico, perché l'organo sovrano dal punto di vista politico a determinare il bilancio, a determinare la proporzione delle spese, è così il comune. Questo è per precisare. Dopodiché vi dico subito che il bilancio è stato redatto, quindi con la collaborazione dei vari responsabili di settore, dei quali innanzitutto sono state reperite le varie previsioni di spese. Previsioni di spese che sono state ovviamente ricondotte entro limiti di sostenibilità complessiva, perché il sottoscritto, dopo aver verificato, messo in bilancio l'attendibilità delle entrate, il bilancio bisogna scrivere secondo il principio della verità, soltanto le entrate si ritiene di accertare dal periodo amministrativo, si è andato a collocare per rispettare il pareggio finanziario le spese. Ovviamente questa diventa un'operazione alquanto delicata da parte del responsabile, perché le spese a volte trasmesse, diciamo così, segnalate fantomatico, dico sempre, libri di sogno, ecco perché poi, quindi sono elenchi di tutto ciò che si può desiderare, sono elenchi che ritengo poco, dico sempre, rappresentano solo la premessa per ciò che le determinazioni di bilancio devono rappresentare, o ciò che le scelte politiche devono rappresentare. Quindi, dopodiché, grazie ovviamente, io lo so per questo, il bilancio è redatto tramite quindi le indirizzi politici della precedente amministrazione, però è vero che io ho trovato anche una collaborazione dell'allora assessore al bilancio, oggi sindaco del Consiglio Cipetta, del direttore generale, la dottoressa Cuccio. Il bilancio quindi è stato redatto, questo bilancio, la questione finanziaria è stato redatto rispetto a dei principi posti a base del bilancio, quindi medicina, normalità, eccetera, eccetera. Soprattutto è stato rispettato il principio della comprensibilità, in quanto ha corretto, qualcuno ha potuto vedere, ha corretto il bilancio, il sottoscritto ha redatto una relazione tecnica per rendere quanto più intelligibile le poste contabili, che in effetti non sono facilmente comprensibili a prima vista. Quindi si tende da parte del sottoscritto
allegare al bilancio una relazione tecnica per agevolare l'opera di chi magari non è un tecnico e sta, diciamo, prima di, come si dice, leggere le varie cose del bilancio. È stato rispettato quindi il principio della sotto della regolarità, perché le informazioni che sono state rese ritengo che siano scelte da errori e da distorsioni magari preconcette, eccetera. Nel bilancio, in questo bilancio, è stato rispettato il patto di stabilità 2008, premetto subito che il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno 2007, e poi, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 e dalla legge finanziaria 2008, 244 del 2007, il patto di stabilità deve essere già rispettato in sede previsionale, e questo Comune ha adempiuto questo obbligo. Quindi anche perché quest'anno, diciamo, il patto di stabilità prevede un, diciamo così, l'obiettivo della competenza mista, cioè dire accertamenti e impegni dal punto di vista della spesa corrente e delle entrate correnti, spese e pagamenti dal punto di vista delle entrate e del conto capitale. Ecco, questo è un obiettivo. Io ritengo che un elemento che il Consiglio deve attenzionare in questo bilancio, perché c'è il reequilibrio, cioè, sono quelle che noi definiamo le spese in conto capitale, perché sulle spese correnti discutiamo tutti insieme, però in effetti, a parte le spese, diciamo così, obbligatorie, spese personali e adeguamenti contrattuali, delle spese correnti si può discutere per quelle effetti che inerenti alle spese, così io definisco con questo termine discrezionale, cioè lo stesso si può intervenire, ecco, dipende. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, voi vi ritrovate in questo bilancio delle somme inerenti a vari interventi, piuttosto che inerenti a cosiddetti mutui perdenti, diciamo così, derivanti da sentenze, scusate se faccio subito presente questo, poi magari il sindaco e anche l'assessore del bilancio farà citare tutti questi. Noi, diciamo, con questo bilancio, date queste sentenze esecutive oggi, abbiamo esaurito la nostra capacità di indebitamento. Ok, cioè l'ente non può diciamo, ulteriormente indebitarsi, quindi accendere ulteriormente mutui per far conto delle spese di investimento. Con questo bilancio abbiamo esaurito, ma solo perché questi bilanci sono state poste tre soli mutui pari a tre sentenze esecutive, che sono la sentenza presenta Arias, la sentenza Spinaci e la sentenza, già ne dicevo parlare del consideramento, di una progettazione in una zona aperta, però io per tutte derivate da sentenze esecutive. La somma di questi tre detti determina praticamente l'esaurimento totale della capacità di indebitamento e che era pari a 900 quindi abbiamo esaurito. Questo è l'elemento fondamentale che il Consiglio deve attenzionare. Ciò cosa significa? Che per far fronte alle spese in conto capitale, l'ente deve necessariamente, quest'anno si è adottata una soluzione, diciamo, questa è una soluzione politica, cioè si è cercato di utilizzare proventi derivanti dalla futura vendita di determinati immobili comunali per far fronte a fare manutenzioni straordinarie, quindi cimitero, quindi dicevi vari costi, vendita, bilancio, una cappella, i cui proventi andranno a finanziare delle opere sempre limitate il cimitero. Poi, in effetti, altri aspetti fondamentali, quindi abbiamo questo che tutte le manutenzioni straordinarie saranno finanziate con questi proventi, cioè significa che se la vendita e basta. Poi dal punto di vista, diciamo così, tecnico, altre cose rilevanti, abbiamo praticamente dall'aumento, diciamo così, con la giudice del 2008 approvato un nuovo contratto e quindi bilancio a prova terza non può produrre il pagamento di serie parte contrattuali, cioè poi il resto, diciamo, dal punto di vista tecnico, ritengo che però ripeto, siamo qua a disposizione per voi. Siamo tutto per l'uso, allora man mano si sono presentati gli interventi, lascio la parola alla consigliera Manzano. No, io volevo spiegare anche la mia parte perché ci siamo assenuti, non è meglio la parola qui, perché l'avvocato è d'accordo, essendo questa una materia ostica, almeno per quanto riguarda l'assistenza, e avendo presenti tecnici un po', insomma, l'attività di questo un po' una forza tra il momento di stampare dischetto e poi il materiale cartaceo e poi comunque visto che la nostra opposizione non è preconcetta, non si parte dal fatto che non si deve approvare, quantomeno già da una concezione a priori.
fuori. Quindi ho ritenuto opportuno astenermi perché volevo delle lucidazioni ulteriori, volevo capire bene, e al momento di prendere una scelta volevo essere pienamente convinta. Le lucidazioni che devo dire veramente ho avuto, dovrebbero essere state abbastanza disponibili, e quindi alla luce di ciò è scaturita questa decisione. Grazie consigliere Spada, lascio la parola a lei. Consigliere Spada. Sì, poi c'è la messa e poi c'è più solo, questo c'è l'ordine. Ma questo è l'ordine della relazione che mamma ha fatto. Prego, questa è la se sbaglio qualche cosa non posso dire, perché sai che io non ricordo di più.
all'epoca non funzionava così, non lo so se ora funziona così, uno dava l'incarico, se veniva la progettazione, veniva finanziato, non è così come me. Le dress, ora si pagano più una con il mondo dei progettisti. Se veniva finanziato il progetto, il progettista si prendeva i soldi. E la sfortuna ha voluto che questo progetto sia stato finanziato. 10 miliardi, non so quanti miliardi di euro. Ah? Non è finito. Ma no, un miliardo di euro. Giustamente, quel benedetto Rodrigo che ha fatto vedere il finanziamento, ora i soldi della progettazione. E allora tanti anni fa c'è stato un consiglio comunale, destra, sinistra, non lo so che va votato, perché ora queste cose le andremo a vedere in un opportuno. Non so se ci sono anche responsabilità da credo che il segretario comunale non sono più che. Cosa ha fatto questa giunta? Un aggiunto a questo giorno, perché questo sì, ma non c'è già niente, perché aggiunta non c'è niente, almeno la vostra cosa non c'è niente. Ha deciso che per finanziamento, ora non so, la cosa degna non è venuta, venisse stornato in altri luoghi. Giustamente era una strada che bisognava fare, era la strada, ora non so manco che il progettista, non so chi era l'assessore all'epoca dei lavori pubblici, non lo so, non lo voglio sapere, poi lo vedremo, la strada da centro. Oggi noi veniamo condannati per la leggerezza di una giunta, di un consiglio comunale. Addirittura ho saputo che l'opposizione votò a favore, fu una proposta dell'opposizione, a favore, come fu detto un presidente dell'opposizione, è un casino di votare. Allora io mi chiedevo l'altra volta, c'era Franco Guglielmino, un caro Franco, io ci porto la mia strada, no, noi eravamo dei santi, ho detto che eravamo dei ladri, no? Non è stato male, non lo dice che era cioè hanno ragione. Ora io mi chiedo fuori se è giusto che questo consiglio debba andare a votare. Questo è un debito fuori bilancio. Non è un problema, non è un problema.
questo mutuo, questi due tre mutui che ci sono, per errore fatto nelle precedenti amministrazioni, se sbaglio. Io non so se ci siano stati degli errori, io non voglio dire questo. Io non ho detto questo, mi scusi. No, io non lo sto lasciando, io questo lo voglio io. Lei ha detto che bisogna approvare queste, obbligatoriamente questo convivio deve approvare. Perché discende da, una sentenza. Sentenza esecutiva. Ora io sotto questo, io dico, cioè il mio ragionamento va. Se queste benedette utili fatte che stiamo andando a fare oggi sono dentro il fuori bilancio, ci sono delle responsabilità, ci sono delle responsabilità precedenti di altre amministrazioni, lei non può dire che non ci sono perché non lo ritiene, perché non lo chiede, non lo sa, se ci sono perché le non c'è. Dico, lui in ogni caso il consiglio è tenuto ad approvare questi. Lei sta dicendo che bisogna approvare l'obbligatorietà. Le dirò di più, che se il comune avesse soldi, se ci fossero già i soldi in bilancio, il funzionario dovrebbe pagare in bilancio senza che avvenisse neanche il riconoscimento da parte del consiglio. Per questo. In questo caso il riconoscimento potrebbe avvenire dopo, potrebbe non avvenire. Perché ci troviamo di fronte ad una la sentenza dei sindacati che comunque c'era la sentenza che io faccio la cosa lì è giusto che ci siano dei chiarimenti per tutti. Dico, se questa la nostra è una testa, dovremmo approvare questo mutuo. Poter accedere, cioè richiede di dover accedere.
in quanto ci sono tre sentenze esecutive, la cui somma totale eroga per intero la capacità di indebitamento dell'ente, cioè dire, il sottoscritto ha posto all'amministrazione precedente un limite oltre il quale non poteva andare, cioè dire, nel titolo secondo della spesa possiamo prevedere soltanto quelle voci per mutuo derivanti da queste sentenze esecutive, la cui somma eroga per intero la capacità di indebitamento, che per qualcuno non sa, è pari al 25% delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, e che equivale, supponiamo, a 1 milione di euro oggi. Significa che io nel titolo secondo posso prevedere mutui, quindi prevedere accensione di mutui, per un massimo di 1 milione di euro. Ok? Questo era fondo. Un tempo si potevano prevedere nel titolo secondo 3 milioni di euro, anche se il limite era di 1 milione. Io ne potevo prevedere 3 milioni, però poi andavo effettivamente ad accendere soltanto per i mutui che ritenevo necessari, ma sempre nei limiti della capacità di indebitamento. Oggi il Comune di Palazzolo, dato la normativa nazionale, cioè dire, patto di stabilità, che ha evitato questa sorta di illusione ottica, in quanto si usava mettere nel titolo secondo queste somme esose, e qua, perché i cittadini che non avevano, diciamo, la logica di non di legge, non erano competenti, ritenevano sul comune quanto costa pensare di fare, quindi afforestazione, strada, poi in realtà nel corso dell'anno non si facevano perché mancavano, diciamo, possibilmente le esigenze, per tutto, e quindi era quel mutuo si perdevano, ok? Perché la somma non impegnata non va neanche in economia, si perde. Questo è quanto, questo è orribile. Oggi, già dall'anno scorso, nel bilancio non si può vedere più questa sorta di istituzione. Si devono porre i mutui effettivamente nelle gente. Questo che l'anno scorso comune, però di base non lo poteva anche fare, ritenere i mutui che poter ritenere di poter accendere. Quest'anno il comune di Palazzola, a causa, ripeto, di responsabilità passate, pregresse, eccetera, si trova in una pregresse, innanzitutto. Si trova ingabbiato in una situazione oltre la quale non può andare, cioè lì deve porre in bilancio esclusivamente quei tre mutui, la cui somma, anzi vi dirò di più, la somma dei tre mutui ha i limiti di bilancio. Scusate, la somma dei tre mutui, la somma delle tre sentenze, non dei tre mutui, la somma delle tre sentenze andrebbe oltre, e ciò per evitare quindi di andare oltre la capacità di bilancio, se sono stati posti tre mutui, solo quella somma necessaria nei limiti della capacità. E a carico del bilancio le somme, diciamo, oltre le quali non si può correre. Vi dirò un'altra cosa importante. Vi dico sono state messe, cioè il restante sono a carico del bilancio. E ora vi dico subito questo. E allora, innanzitutto vi dico questo. Nei mutui, allora, i mutui, diciamo che la capacità di indebitamento è pari a, supponiamo, 1 milione di euro. Ok, tra AIS, AIS, Lobby, AIS, scusate, Schillaci, come ci valevano. Per quanto riguarda la cosa importante, vi dico la seconda sentenza grossa che, diciamo, dobbiamo prevedere nel bilancio, è la sentenza ad esempio AIS. La sentenza AIS si può prevedere ancora in bilancio perché deriva da prestazioni di servizi fatturate in un periodo ante 2001, ok? E si dice la normativa che ancora il comune può indebitarsi per spese, tra virgolette, correnti, solo per prestazioni derivanti da fatture ante 2001. Se i debiti AIS possono fatturare dopo il 2001, questo comune dovrebbe trovare le risorse per corrispondere a tutti i tassi, non può accedersi. Quindi io vi dico questo, dal punto di vista della legittimità tecnica, il Consiglio non ha alcuna responsabilità perché si rispetta il limite di indebitamento, c'è una sentenza esecutiva. Però io veramente anche una cosa considerare. Oggi, approvando il bilancio, voi approvate soltanto che cosa? Diciamo, la creazione di quegli interventi in bilancio dove si prevede, diciamo, si prevede quelle somme, ma è un atto che praticamente deve necessariamente a queste far seguito, in base a cosa dice il testo unico in Sicilia, quindi se prendete il testo unico in Sicilia, il Consiglio allora successivamente di fare un'altra seduta per riconoscere il debito. Però ha detto bene che è una frase, il riconoscimento di un debito derivante da sentenza esecutiva solo diventa attuali un atto con una presa d'atto, cioè i consiglieri possono astenersi, ma il debito deve essere riconosciuto perché il mancato riconoscimento del debito potrebbe comportare un danno patrimoniale certo e grave all'ente, e allora in quel caso ci mette la responsabilità del consigliere che non ha consentito, diciamo così, di eleggere la sentenza. Ma per voi il riconoscimento del debito non è alcuna responsabilità, è un atto con, anzi di più, sul debito fuori bilancio di un'altra sentenza non è previsto il parere dei revisori dei conti. Ok? Già questo vi deve far pensare.
all'ennesima. Ma no, è una previsione, ancora dobbiamo ritornare su altri punti, assolutamente. O si discute del bilancio, non dei tempi fuori bilancio, ma non sono solo dei tempi fuori bilancio. Che oggi sta tenendo in consiglio.
un bilancio, andiamo nel merito, perché io voglio parlare di numeri, come mio posso fare. Un bilancio chiaro, le postazioni di spesa predestinate, in cui le scelte della politica sono limitatissime. Un bilancio per parlare di spesa corrente, per parlare del titolo primo, che si aggira a circa 8,6 milioni di euro, di cui il 50% della spesa circa è destinata al pagamento di stipendi, quindi atto e dovuto. Un bilancio in cui oltre il 50% dobbiamo mettere il 10% circa tra mutui e interessi dei pagamenti, un bilancio in cui solo il 40% circa viene destinato ai servizi. E qui dovrebbero esserci le scelte dell'amministrazione. Parliamo di servizi essenziali, servizi per i quali sostanzialmente abbiamo circa 1% per il discorso dei rifiuti, circa un 9% per i servizi sociali, circa un 8% per il servizio idrico, e poi vengono tutti gli altri servizi che sono i servizi che avrei di noi, che danno visibilità e lustro a questa città, quindi l'illuminazione, l'economia fissa, decorazione e fornitura e così via. Perché responsabilità politica? E rispondo qui alla consigliera. Responsabilità politica, perché, e non campagna elettorale, rispondo anche al consigliere di Spada, perché il bilancio che avessimo voluto fare in campagna elettorale l'avremmo approvato prima, andando a destinare le somme per quelle che potevano essere effettivamente le cose destinate alla campagna elettorale, che cercheremo. Invece il bilancio è stato approvato in prossimità della campagna elettorale, quando eventualmente la somma non poteva essere spesa. E tra l'altro, mi fa piacere che il consigliere Vanessa è entrato nel merito, tra l'altro ci stiamo rendendo conto tutti, ora stiamo prendendo consapevolezza che non ci sono somme da destinare a quelli che sono effettivamente grosse spette o eventualmente grosse atti di clientelismo elettorale. Non ce ne sono più. Non ce ne sono più, è inutile che cerchiamo di insinuare questo aspetto. Non ce ne sono più, e non ce ne sono da circa 2 anni, anche di più. E questi numeri lo stanno a dimostrare. Infatti, mi fa piacere che sono venuti fuori da una serie di ragionamenti, mi fa piacere che questi ragionamenti confermano la responsabilità del 9 giugno. E io ringrazio gli assessori di allora, che potevano anche esimersi dall'attuale bilancio. Potevano esimersi. Non c'è bisogno che ci prendiamo questa briga di approvare il bilancio. Lo lasciamo come fatto etico morale, e qui subentra anche la responsabilità dell'orientamento regionale, come fatto etico morale alla nuova giunta. Perché sarebbe stato giusto così, lasciarlo alla nuova giunta, subentra una nuova amministrazione. È giusto che la nuova amministrazione si occupi della formazione del bilancio e dipende poco di che cosa si fare. Ma l'amministratore regionale non lo ha consentito. Ha fatto bene lei a leggere, perché l'ho detto io. Ha fatto bene lei, perché sostanzialmente se l'amministratore regionale avesse voluto fare una responsabilità, doveva prorogare il termine quantomeno al 31 luglio, proprio perché c'è stata una campagna elettorale regionale, perché c'era una campagna elettorale amministrativa che seguiva subito dopo, invece no, in posizione al 31 maggio con minaccia di commissariamento. Ma io queste cose in 10 anni di amministrazione non le avevo mai viste. Cioè, costringe l'amministrazione vecchia a prendere già una decisione per l'amministrazione nuova subentrante che arrivava a distanza di un mese. Questo è stato, secondo me, una piccola mancanza a livello regionale che in qualche modo non avrebbero dovuto commettere. Quindi da qui sotto il fatto di responsabilità politica non ha
L'amministrazione è così. Da questo punto di vista lo volevo chiedere, è importante perché io credo che di averlo spiegato in maniera chiara e sicuramente le scelte politiche di questo bilancio. Qual è la scelta politica? Quella di fare l'alienazione dei beni immobili. E quella è una scelta chiara e responsabile per poter non vendere cose che materialmente rende, da cui trae profitto, ma per poter vendere cose che tu rende non trae profitto, ma anzi ha una spesa e che normalmente non si prestano, restano destinate in maniera diversa rispetto a quella attuale. Io ringrazio l'ufficio, settore urbanistico e servizi centrali, insieme all'assessore attuale del servizio centrale, che è stato partecipe di questo. Siamo riusciti a rientrare in possesso di una cappella che ha un suo valore storico monumentale. Questa cappella è inutile che conosce la vita. La cappella ha messo sul libro la cappella di San Pascino. Perché sostanzialmente tenerla così significa mandarla a vedere. E quindi questa è la prima scelta, chiara e netta. Una cappella che non potrà avere altre destinazioni se non quello che che viene messa sull'intero mercato per poter essere acquistata da privati, per poter essere utilizzata come mercato. I proventi, chiaro, destinati al cimitero comunale, entrano lì e vanno destinati al cimitero comunale. Per fare cosa? Segniamo qualche dialetto, mettiamo in sicurezza qualche colombaia, portiamo acqua se ci serve nuovo. Cose che possono fare solo se entrano i soldi, perché altrimenti non c'è dove prendere i soldi. Chiaro, ed è, io credo che è un messaggio chiaro, è inutile che cerchiamo di fare altre cose. Sul titolo secondo non abbiamo soldi, perché per scelta abbiamo preferito mantenere i servizi attuali. Sempre il titolo secondo investimenti, altra scelta. Alienazione beni immobili, non stiamo andando a vendere beni immobili che utilizziamo, non stiamo andando a vendere beni immobili che hanno un certo valore, stiamo andando a vendere, e mi rammarico di non averlo voluto fare prima, quando era amministratore, con la precedente amministratore, due scuole rurali, che la ruralità e soprattutto il servizio di scuola l'hanno perso da un bel po' di tempo. Due scuole, che è un servizio sicuramente scuola, che si è provato a dare a qualcun altro per utilizzarlo in qualche altro modo, e alla fine chi è che l'ha avuto una grande difficoltà di scuola. E allora dico, ma se dobbiamo continuare a essere da noi stessi, ma perché in qualche modo non mentre abbiamo subito il mercato e destinare i proventi, perché questa l'altra scelta chiara e netta fatta dall'amministrazione, destinare i proventi a due aspetti specifici: sicurezza negli edifici scolastici, quantomeno interventi essenziali nei due edifici in cui abbiamo un problema, sicurezza stradale per quel poco che riusciremo a fare con questi due soldi che entrano. Allora qui spesa che si affronterà solo se verranno venduti gli impianti. E questa è la scelta. Io però lo dico che l'ho programmata io, non c'è stata nessuna altra mente dietro a questa cosa. L'ho pensata io, allora da vice sindaco, l'ho approvato io il bilancio, oggi la ripropongo come sindaco, perché ho avuto questa cosa di poterla riproporre come sindaco. Il bilancio. Accennando a qualcosa precedentemente, i servizi, la scelta è quello di mangiare, che può sembrare un fatto banale, ma non è così semplice. Mantenere gli attuali servizi non è così semplice, soprattutto per i servizi sociali che sono per i servizi sociali.
alla quale andiamo fiere di quello che è il livello che è stato raggiunto per questi 7 mesi. Ovviamente dobbiamo continuare a lavorare in maniera tale che oltre al mantenimento riusciamo a proporre già per il secondo anno anche un potenziamento e possibilmente l'avvio di servizi nuovi, ma sempre mantenendo in attrada questa situazione. Voglio aggiungere un'altra cosa: quelli che erano i possibili sussidi che potevano essere dati sotto la campagna elettorale per cercare di fare la campagna elettorale non li abbiamo assegnati, non potete andare elettorale, sono ancora qui. Alcuni li abbiamo assegnati con le nostre opere, gli altri assegneremo come parte di responsabilità politica e soprattutto morale dopo l'attuazione del bilancio. Questo lo potete andare a confermare e ve lo posso anche ripetere nella prossima sera. Rifiuti, mantenimento, perché per noi deve essere la parola d'ordine il mantenimento, ma è pure vero, effettivamente, che mantenere non significa aver fatto un passo significativo. Dobbiamo predisporre le basi per poter già dall'inizio del prossimo anno migliorare la servizio. Lo dice uno che l'ha seguito da 10 anni. Il servizio va migliorato. Un servizio che è reputito e digno, non è un servizio che riguarda soltanto il discorso di igiene urbana, è un servizio che in qualche modo, in questo momento, da un po' di tempo, sta svolgendo anche una funzione sociale. L'unica che io personalmente sono riuscito a inventare, ma comunque a pensare per questa municipalità a favore di quei soggetti che materialmente sono state escluse dal mondo del lavoro e che hanno difficoltà a rientrare. Decorazione e fognatura. Sulla decorazione e fognatura, pure lì ci deve essere una verifica importante di quello che sta succedendo. L'avevo accennato all'inizio, non abbiamo grosse risorse, qualcosa l'abbiamo previsto sempre da questo momento. Vi posso dire però una cosa. Con me in qualche modo esiste un'altra che è l'altro aiuto. Io già mi sto contattando, sto provando appunto da finale di 10 di giorno. E se io devo programmare degli interventi, l'altro aiuto in qualche modo, primo, come dicono loro, me li devono autorizzare, cioè vediamo su così. Ma in secondo luogo, me li devono riconoscere. Perché è bello è dire che il comune gestisce dal conto dell'altro, perché poi quando facciamo qualche cosa dicono ma ci siamo noi, il servizio è nostro, è posto. Ora però abbiamo questa necessità, noi già abbiamo posto da circa 3 anni e quindi ora lo ribadirò che il depuratore comunale deve essere adeguato, e siccome loro avevano dei fondi, hanno ancora i fondi per poterlo fare, voglio capire perché non li hanno spesi o quando hanno intenzione di spendere. Ma il depuratore comunale, voglio andare a metodo perché sarei troppo tecnico, il nostro depuratore ha bisogno di essere adeguato alla nuova normativa, ma ancora per come era stato concepito e per come lavora è un depuratore difficile. Tra l'altro, siccome è stato progettato e dimensionato su 10.000 abitanti equivalenti, noi non siamo un paese che ha aumentato dal punto di vista demografico, siamo all'interno di quei parametri. Quindi quando mi sento dire cose, è un adeguamento alla nuova normativa che, siccome pone dei parametri di sentire come tale, quindi bisogna iniziare a programmare l'intervento per potersi adeguare alla normativa, ma non che il decorato non sta funzionando. E poi questa fantasia dei fanti, la relazione del tecnico, guardate, e non è semplice riutilizzare tanti in agricoltura, perché riutilizzo significa riutilizzo in agricoltura. Per riutilizzare in agricoltura non basta una semplice cosa, bisogna fare la convenzione con l'università, la quale deve essere interessata a questo tipo di sperimentazione in zona, e la zona deve avere delle caratteristiche agronomiche che si prestano a poter effettuare l'utilizzo dei fanghi in agricoltura. Alias significa che anziché fare seminativi, in questa zona dovremmo avere culture arboree, agrumeti o livelli specializzati in cui
fronte di spese ci devono essere delle entrate. L'amministrazione uscente, allora pensate, ristabilizzate il lavoratore a tempo indeterminato che ora fa danni, puntando sulle maggiori entrate dell'ICI. Quella previsione di allora è stata subito esplosiva, perché l'anno dopo il Consiglio ha votato tutta una serie di benefici di cui abbiamo potuto tutti, però in qualche modo ha creato la minima lettura per il bilancio, ovvero a quel punto che non c'era più un discorso di bilanciamento, non c'era un discorso di sbilanciamento, di cui ora poi andremo a vedere nell'ambito del consuntivo gli effetti. A questo si aggiunge il discorso dell'ICI sulla prima casa, intervenuto il governo Berlusconi, lo togliamo, tanto alla fine che sono andate per lo Stato, no? Sono andate per comune. Ci saranno i trasferimenti, ci saranno, ma quando saranno i trasferimenti? Non mi sento di trasferimenti. Questa è la problematicità della cosa. Sul discorso dei tributi, primo obiettivo, ma già l'abbiamo iniziato 2 anni fa, è quello di recuperare la mortalità. Un dato principalmente sull'acqua e la tassa. Con l'acqua siamo un po' in ritardo, quindi voglio accelerare questo messaggio che dico, perché c'è una morosità effettivamente da andare a recuperare, ancora che andasse in presenza. L'altro aspetto è importante. Si dovrebbe puntare su quello che è la nostra forza. Però in questo momento ritengo che dobbiamo puntare l'attenzione su quelle percentuali di evasione totale che esistono. Non li possiamo nascondere. Esistono nella tasso, in maniera particolare, esistono nell'ICI. Quindi su quello chiederò al settore specifico di prestare particolare attenzione. Ma non è così che purtroppo non risolveremo il problema. Dobbiamo pensare alle nostre cose. E per questo diciamo la scommessa che avremo come amministrazione anche come razionalizzare le spese. Noi stiamo andando a fare un bilancio che allora prevedeva una serie di somme per carburanti, per consumo di energia elettrica. Oggi quella somma, alla luce del possibilmente, era una previsione inferiore rispetto alla necessità. D'altronde chi è che lo poteva prevedere che in qualche modo il pezzo del petrolio salisse così tanto, e soprattutto nel petrolio. Qualcosa già l'avevamo previsto noi. Vediamo poi in sede di protezione, se è necessario, ritorniamo su questo che si esce. Spesa in conto capitale, non c'è detto, la finanziamento è molto, se ne riusciremo a prendere di nuovo. E solo questo è una scommessa dell'amministrazione. La capacità di saper rivendere e di saper rivendere a te. Perché se li fanderemo, non potremmo andare a fare interventi per quanto riguarda gli investimenti. Un'ultima cosa la dico, ma non per voler lanciare messaggi di stop, ma per poter un pochino chiarire ai diretti interessati quello che è l'intenzione dell'amministrazione per il discorso dei lavoratori a tempo determinato. Abbiamo previsto queste voci di spesa, sono delle voci di spesa mirate, se le andate a vedere, riguardanti quei soggetti dall'inizio e che già operano da diversi anni nei servizi in cui abbiamo le maggiori difficoltà. Manutenzione del verde pubblico, il vale giusto che questi pochi ragazzi continuano a lavorare e soprattutto aumentino il loro impegno per poter mantenere pulite e con un grado di decoro sufficiente quelli che sono ormai diversi gradi che si trovano nel centro. I ragazzi che si sono inseriti a pieno titolo nel servizio di nel terzo urbano e che oggi fanno a pieno titolo gli operatori ecologici vanno secondo me in qualche modo presi in considerazione, quelli che hanno assicurato una cosa di servizio di taxi collettivo o servizio urbano, che come tale, siccome le intenzioni sono quelle di ampliare la fascia oraria di questo servizio, renderlo più efficiente, sono un altro modo da prendere in considerazione. Questo capitolo è definito di 15.000 euro, lo andremo a utilizzare laddove
man mano ci sarà bisogno su segnalazioni di quelle che possono essere singole case del settore. Ci lascio, sono tutti là e sono tutti ancora sulla verità. Somme in questo bilancio sono state spese, ce ne sono solo poche. Quindi altrimenti è cosa che si dovevano fare, altrimenti saltano. Altrimenti saltano. Quindi per quanto riguarda il capitolo non è detto per l'esperienza, se c'è bisogno di rispettare. Questo capitolo però mi piace immaginarlo, perché questo è stato importante, che il maggio è diretto interessante, mi piace immaginarlo come quel fondo che l'amministrazione ha voluto creare partendo da questo superfondo di 15.000 euro, nel quale andranno a confluire in maniera vincolata tutte le somme che si riserveranno man mano che i dipendenti comunali andranno in pensione. Un fondo vincolato in maniera tale da poter essere utilizzato solo ed esclusivamente per assicurare la continuità dei lavoratori e laddove possibile per poter ovviamente alzare quel livello di riduzione che è particolarmente basso. Ultimo aspetto, turismo o beni culturali. La Sassuolo mi continua a dire ma quanti soldi abbiamo, cosa devo fare e cosa mi consente di fare. È tutto lasciato alla nostra capacità, capacità di coinvolgere gli operatori, capacità in qualche modo di riuscire a pensare alla manifestazione in maniera diversa rispetto a noi. Abbiamo fatto l'estate della Sorese con quel fuoco che eravamo, lo possiamo anche dire in 10.000 euro circa, faremo il Natale con una base di partenza che non è che non fa più da 5-6 euro. Quindi la nostra capacità da adesso è quella di andare a trovare qualcosa che possa integrare questa base, di andare a trovare un corpo o comunque di andare anche a coinvolgere gli operatori per rendersi in manifestazione. E qui introduco un altro aspetto, il capitolo del turismo. Ormai è tutto questo. Quello che abbiamo impegnato per il piano di mano, questi 170.000 euro di produzione della Camera della Amministrazione, è probabile che non lo potremo più fare per il prossimo anno, perché è una scelta che ha fatto o utilizza questi soldi che sono solo per il piano di mano, o pensa di andare a razionalizzare e utilizzare in termini strumentali assolutamente. E normalmente ogni anno ci sono fermate, ma sempre non ci sono. L'ultima cosa, che poi veramente io ho apprezzato e apprezzo l'approccio dei consiglieri partecipando alla commissione di bilancio. Effettivamente non si può conoscere il bilancio o conoscere che tenuto il bilancio nel giro di 20 giorni. È necessario in qualche modo guardando nelle varie fasi, man mano che si discute il Consiglio Comunale, man mano che prepariamo l'operazione di bilancio, e piano piano si entrerà nell'ambito dei contenuti e si andranno a intuire meglio quelle che sono le voci di bilancio e quelle che sono effettivamente i capitoli o le funzioni che in qualche modo stanno dietro quelle funzioni che capitoli. Quindi secondo me avete avuto e spero che vi andate a fare un approccio giusto per non scendere in una legge che sono finalmente vostre, per il quale il sottoscritto è impiegato quasi 10 anni per poterci rendere le cose. Allora, faccio la parola al consigliere Russo. Io sono da rimarcare la ragione del mio intervento, più o meno alcune cose, cioè l'atto del 9 giugno, un atto legge che non avete ricordato, come tengo molto il nome del amico realizzato in questo modo. Tuttavia, caro Fico, credo sia anche un atto, se non un atto di lavoro, quindi prendete un atto di lavoro, perché c'è una responsabilità se si scolare per il livello. La mia domanda è questa, quindi se vuole negare
viviamo nel territorio siciliano. E le prove, ormai ho capito che fanno sempre ultimamente, uno poi viene a conoscenza il giorno dopo. Abbiamo voluto aspettare il giorno dopo per capire se era stata concessa la prova, perché abbiamo capito che la prova non c'era, se non c'era la prova. E se ne parlava. Se ne parlava, ma non c'era, di stare in anni, aspettando, alla fine non è. Prego, consigliere Spalla. Io ho ascoltato una domanda. Però a me sembra che la gente non si sentire più, ho un cavaliere del mondo, dove c'è chi va, non va, dopo lo fai, ma la necessità di far quadrare le monte, e quindi c'è un po' di lo può fare, questo è la lettura, lo faccio montare. Giustamente, questa sera è il tempo, tante soldi abbiamo, e altre diciamo, queste soldi abbiamo, non possiamo fare per quello che non si può dire. Noi dobbiamo uscire dal fuggito di quello del paese. Dobbiamo noi fare dei progetti che vanno presentati alla parte interna, alla pubblica, all'amministrazione provinciale, tutti quegli enti proposti al finanziamento del mondo. Yeah.
Sarà perciò necessario che a livello
contiene altro nell'ambito della contabilità finanziaria dei programmi di bilancio di previsione che dice la funzione produttiva della persona che l'ente di in particolare con questo documento l'amministrazione dà atto dell'attività da realizzare nel contempo indica le risorse stanziate. Questo è arrivato alla legge di bilancio, in un certo senso mi è aiutato a comprendere che il bilancio preventivo rappresenta in termini numerici quello che rappresenta in termini di parole il programma elettorale. Quindi mi sembrerà anche, ma io ho studiato il bilancio insieme al programma elettorale. E mi rendo conto che non ho sbagliato, perché poc'anzi il sindaco ha dichiarato il bilancio, l'ho firmato io, mi assumo la responsabilità politica, quindi questo vuol dire che a questo bilancio dovrebbe essere così. Comunque ci sono vari punti da funzionare, ma ce n'è qualcuno che dovrebbe esporre. In particolare il punto che riguarda la protezione civile. Salto anche qui, c'è un punto che dove il sindaco è arrivato a questo programma, che devono essere potenziati gli strumenti del pensatore in dotazione e volontà per rafforzare il ruolo nella prevenzione dei rischi ambientali e sul ruolo produttivo alle forze del ruolo. Si parla di una mappa completa dei rischi, insomma. Si parla di una struttura efficiente di protezione civile, assessore, credo che ha molto lavoro da fare, però ahimè la domanda che si recita mi chiede come viene fatto questo lavoro. Prima del programma non avevo mai detto niente, oggi vedo che nella voce riguardante la protezione civile, ovviamente, ma credo che non faccia un po' di tempo, comunque in questa voce riguardante la protezione civile credo ci siano solo 8.000 euro, diciamo tutto l'anno, che poi vanno a coprire delle spese, quindi non è effettivamente di quanto devo dare risposta per il nostro assessore. Se vado a prendere il titolo secondo, che se non sbaglio per me è il titolo che trovo una voce un po' sufficiente a fare un testo, ma credo che nella previsione di solito quindi non sono nemmeno previsioni positive, quindi mi domando come faceva il professor a scrivere questo programma sapendo che non per il danno a me è di questo mi per il programma di cinque anni. Tuttavia credo che dovrebbe soltanto essere aggiornato dopo si rendesse conto che c'è il prodotto non dovremmo essere portato avanti. Un altro punto interessante può essere quello della ripetenza. Quello che oggi è sotto gli occhi di tutti, è un tema molto contestato, ci sono problematiche varie, ma non voglio discutere di questo modo. Anche qui si parla di investimenti nella biblioteca comunale, di creare il potenziamento inter, insomma anche qui la volontà manca sicuramente. Ma sicuramente la volontà politica, anche questo caso, non è durante, alla possibilità economica, anche alla volontà economica, perché se da una parte parliamo di possibilità, lo vediamo, ma sono più consistenti, almeno a prima lettura, 45.881 euro, e poi andiamo a vedere i costi del personale, che sono 37.000 euro, più il tasso, 40.000 euro, più altre spese, impegnati, ci rendiamo conto che questo periodo di marcia del mondo da investire nella biblioteca. Se andiamo a vedere ancora avanti ci sono altri punti di vista, comunque mi chiedo che era solo una
documento economico, io ritengo, come diceva la consigliere Spada, e come diceva il sindaco, l'atto di stesura del bilancio previsionale è l'atto politico più importante che un'amministrazione, un consiglio comunale si cinge a effettuare, dove vengono tracciate le traiettorie di quelle che sono e che c'è il problema, vengono abbracciate le traiettorie su come si intende muoversi l'amministrazione nell'anno in corso e sia nel proseguo. Sicuramente poi alla fine con la maggioranza numerica del Consiglio Comunale approverete questo atto. Io al sindaco, e non me ne deve volere perché è una persona che stimo, una persona corretta, ma che si trova a fare questo ruolo, di cui capisco queste difficoltà, il comune deve necessariamente riconoscere
quando la sentivo parlare ero un pochettino mi compenetravo con le difficoltà che avrà nel amministrare sia nel corso che negli anni che precedono. Io dico, per fare le spese di piccola, ecco, voglio dire, di interventi al cimitero, del settore statale, stiamo ricorrendo alla vendita di un immobile comunale, di una cappella cimiteriale, eccetera. Questo già è un settore, direi, la possiamo giustificare politicamente, mi si può dire dice, che sono degli immobili inutili oggi che possiede il comune, e li smettiamo, rimpinguiamo le casse del comune di questi 100.000, 200.000 euro e per fare qualcosa, qualche operazione di intervento ordinario nel cimitero o nel settore scolastico. Dico, io vedo questo bilancio nel settore a fondo. Ma quando cominciamo noi a dismettere, a vendere, l'estate parlava del bonus padre e famiglia, dico, l'amministrazione, il sindaco, io non metto nulla, che il sindaco Cifetta sta iniziando ora in prima persona, voglio dire, ad amministrare, anche se voglio dire ad amministrato da 10 anni, in prima persona le scelte e le direttive politiche vi sta tracciando da adesso. Ma cosa faremo per i prossimi anni nel settore agricolo? Quando noi abbiamo parlato la volta scorsa dei problemi delle famiglie, di coloro che non riescono, l'aumento del prezzo del petrolio che ci dà, non è che l'aumento del prezzo del petrolio incide solo nei costi perché ha il comune, incide nei costi delle famiglie. Io su questo bilancio programmato, su queste linee politiche tracciate, su cui l'amministrazione percorrerà i propri passi proprio per poco, sicuramente preso il consuntivo 2007 è stato messo su tutto ciò, ma voglio dire senza la creazione di vere e proprie investimenti sia dal punto di vista della programmazione economica e sia dal punto di vista nel settore sociale, dove io ho una particolare attenzione. Cosa faremo nel prossimo congresso? Come troveremo le fonti? E speriamo sempre che qualcun altro non ci faccia qualche altro periodo aggiuntivo di 500.000, di 900.000, di 1 milione di euro, perché poi a questo punto siamo veramente alla rovina per trovare. Venderemo, ci intenderemo come Totò, la vendita, come fece Totò nel film che fu venduta la Fontana di Tre, ci venderemo il Teatro Greco. Cioè, io so che c'è un termine nel quale i consiglieri tutti possono presentare delle nuove indagini, se non sbaglio, sì, sì. Quindi io non so che è il quale... Non sto parlando di Alessandro. Sarebbe stato bravo. Ripeto,
distendo da questo discorso di destra o di sinistra, io mi sento di essere un consigliere comunale, uno che deve attenzionare tutte le realtà. Se poi siamo arrivati al punto di vendere, l'amministrazione decide che si deve vendere, se sono queste le uniche fonti, ovviamente nessuno può andare, possiamo dissentire da questo, ma nessuno può andare a dissentire, non mi sembra che io ripeto dissento, io ho detto che siamo in questa situazione, siamo arrivati a vendere, probabilmente nessuno vorrebbe dismettere la propria coppa, il buon padre di famiglia, mentre su una propria casa, anche su una casa vecchia, poteva, ci può essere in qualche altro tempo un altro modo per poterlo utilizzare. No, per questo. Grazie. Buonasera, buona tecnica, però solamente questo servizio sociale è stato tra i vero che non si possono utilizzare completamente, ma già parlando con il sindaco si parlava di un contributo in base al reddito, cioè c'è gente che può perché il reddito partecipare di più, gente che non avendo questo reddito può aver toccato, quindi si può fare una scala in base al reddito, questo è una cosa. Poi si può fare una lotta alla evasione fiscale, non vedo perché io in tutti questi anni ho pagato l'ICI e c'è gente che non ha pagato, questo è un lavoro che si può fare. Infine, Salvatore, vendere, non vendere quello che fa Tremonti, cioè vendere la strada che il governo nazionale sta perseguendo, quella cioè poter alienare dei beni che non si può mantenere perché ci sia in qualche modo un bilancio accettabile da parte di tutti. Perché da come sembra che c'è un grande bilancio che tu in qualche modo vorresti ma che non c'è e che noi invece siamo un po' grandi e un po' spiorcetti. Non è così, non c'è niente, quindi diamoci verso, insieme, destra o sinistra, dicevo destra, perché la destra è quella che non ha le cadute, la destra è quella che non ha reti, la destra è quella che deve sopravvivere in tutti i modi, con l'ingegno, per questo parlavo di destra, non per altro motivo. Dicevo, insieme, discipolatevi, non no, come posso dire, tacciando di vendere, che le parole hanno dei significati che a volte ci portano fuori strada. Vendere è quello che fa la politica nazionale, è quello che dice Tremonti per poter avere soldi, per le norme di debito pubblico, eccetera. Quindi non è una cosa tutta, è una cosa che sta facendo già il ministro dell'economia del nostro paese. Chiuso. Grazie, abbiamo chiuso la discussione, passiamo alla votazione. Chi è d'accordo alzi la mano, altrimenti la lascio. Non fate la diversa, il vostro capo gruppo. Io comincio a fare un po'. No, a te, come no? Scusate, ha detto cosa non più, non posso dire una legge. Non possiamo parlare, non possiamo fare per loro personalmente questo bilancio, può fare per loro personalmente, vedete mi sembra. Vabbè, perché sono un problema. Prego, no, ma scuola ha detto non possiamo, cioè, non ha detto non posso votare come ha detto il consigliere Spato. Prego, bene, dichiarazione di voto, dichiarazione di voto. Naturalmente io voto il problema, come al discorso naturalmente il compagno di famiglia fa accedendo a casa per comprare un bene, noi se stiamo accedendo a andare a pagare passiamo alla votazione, che è d'accordo all'approvazione del bilancio, alzi la mano, come vi ho detto abbastanza. Allora sono 8 favorevoli e 6 contrari. Votiamo il Consiglio d'Europa. Votiamo l'immediata esecutività approvata. 8 favorevoli. E si è contato. Il consiglio approvato. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno. Altro punto all'ordine del giorno. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno.
però mi è arrivata anche una lettera da parte dell'acqua dove c'era una, si doveva una presa d'atto di questa convenzione entro il 5 agosto, se no il comune veniva commissariato d'acqua, ma su questo dovevamo pagare il commissario per firmare questa convenzione. Mi sembra che se non vado errato il consigliere Monaco Bruno ha portato in base alla nostra cultura e c'era questa, questo sistema di acquisizione delle persone che ha diciamo, dell'arte, quello che ha preso l'altro da parte del Comune del Consiglio e il dare delle al sindaco o suo delegato ha fine di fare firmare sotto gli altri sindaci. Ma mi sembra che c'è una possibilità per quello che ha fatto la commissione, c'è la terza commissione si è riunita e viene rimandato, lo spiegato il consigliere del suo modo al consiglio la discussione. Però mi sembra che c'è qualche novità, se lei vuole intervenire. Io ho detto già fatto. Quindi bene abbiamo fatto.
Esattamente sono due che hanno votato contro e 12 a favore, gli altri hanno visto.